Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi vorrei farvi una domanda molto importante e anche un po' provocatoria. Cos'è che avete imparato dal Dieselgate? Gli automobilisti cosa hanno appreso, cosa hanno capito dopo lo scandalo diesel che ha coinvolto il gruppo Volkswagen? Ecco, ci ho riflettuto a lungo. Secondo me non abbiamo, anzi non avete imparato nulla. E ora vi spiego il perché. Ogni volta che parlo con un amico, un conoscente che deve acquistare un'auto nuova, mi ritrovo poi spesso a sentire: ho deciso, prenderò un'auto e la nuova auto sarà sicuramente un diesel. Allora lì mi fermo, attonito un attimo, non capisco e chiedo scusa, ma come mai hai scelto il diesel e non hai scelto il benzina? No, il benzina consuma, io faccio tanti chilometri, quanti chilometri fai? Beh, faccio almeno 12-13.000 km l'anno. Ecco, se questo è ritenuto un chilometraggio importante, non avete capito un cazzo, perché anche 20.000 km sono pochi se fatti in città e soprattutto un percorso strada-lavoro, casa-lavoro, non sono dei chilometraggi tali da giustificare la scelta di un'autovettura diesel piuttosto che una benzina. E quindi già qui io rimango abbastanza perplesso. Poi ci sono degli altri che mi dicono no. Valutando il tutto, preferisco l'auto diesel perché va meglio, perché consuma meno. Anche questa è una cosa che consuma meno e già qui potremmo farci un discorso. Il prezzo di diesel e benzina si stanno allineando, non c'è più il salto, quel divario netto, ora si parla di pochi centesimi di differenza. Però dove non si è allineato il prezzo è all'acquisto. All'acquisto i diesel continuano ad essere più costosi, continuano ad essere sempre un po' di nicchia e anzi, secondo me dovrebbero essere un po' di nicchia, cioè per me il diesel deve essere un motore scelto solo da chi effettivamente il chilometro ne fa tanti, ma tanti per davvero, li fa su tutti i tipi di strade e soprattutto ha l'esigenza non solo di risparmiare, ma anche di avere una delle caratteristiche, no? Tipiche dei motori diesel. Tutti gli altri non hanno motivo di preferire, a mio avviso, un diesel. Molti mi dicono che no, il motore diesel è un motore più pronto, è un motore più sportivo. Ma di cosa parlate? La sportività non si valuta per quei pochi newton metri di coppia che ha ai bassi il diesel in più rispetto al benzina, che poi anche questo è tutto da vedere. Non potete affermare che Audi A3, Golf, Seat Leon, la stessa Giulietta, siano delle auto sportive. Di base sono, non lo sono, sono delle auto tranquille, delle auto fatte per essere usate tutti i giorni con tranquillità e senza pensare di essere su una vettura da corsa. È vero, esistono le controparti, quella quadrifoglio verde, la Veloce, la GT, la FR, ma sono delle sportivette, non sono delle auto sportive, eppure non sono diesel. Non potete preferire, a mio avviso, non può un acquirente preferire un'auto diesel perché la ritiene più sportiva. Questa è una menzogna, questa è una bugia. Non sono dell'avviso che un'auto diesel non sarà mai, non avrà mai il fascino e la sportività che può avere una vettura a benzina. E qui voglio fare un'altra considerazione. Ho visto da poco che Audi probabilmente presenterà la nuova S4 con un motore 3000, il classico 3000 V6 prodotto dal gruppo Volkswagen. E ragazzi, questa è la dimostrazione che la maggior parte dei produttori ci sta ingannando, ci sta prendendo in giro. La S4, che da sempre era simbolo di sportività, di performance, in alcuni casi anche di competizione, come succedeva qualche anno fa, adesso diventa una sportiva diesel. Io non voglio mettere in dubbio le prestazioni, perché poi tutto sommato questi diesel prodotti da Volkswagen sono eccezionali dal punto di vista prestazionale, però non ha senso, non ha davvero senso, ci facciamo prendere in giro, nessuno vuole una vettura sportiva con un motore diesel. Non, questa
Questo non trova davvero riscontro nel cuore di nessun appassionato. Chi dice che le auto sportive devono essere diesel, a mio avviso, sta sbagliando di brutto. Sta sbagliando di brutto. Non voglio considerare, non voglio parlare in questo video di tutto l'aspetto ecologico, consumi, non consumi, emissioni, perché ce ne sarebbero da dire di cose, però non è questo il campo in cui voglio intervenire. Io voglio intervenire sulla guidabilità e sugli aspetti prettamente godibili e apprezzabili di una macchina, e ritengo, sono convinto, che il più delle volte un motore diesel non serve, non è necessario, è una spesa in più, un motore che per me è sempre inferiore alla controparte benzina, e che nessuno mi venga a dire che i diesel sono motori sportivi, motori potenti, motori performanti. I diesel sono motori per auto da lavoro, per mezzi agricoli. Io non li concepisco. E dal canto mio non ho mai avuto un'auto diesel, ne abbiamo una in famiglia, proprio un 3000 V6 Audi, ma non farei mai una scelta, non penalizzerei mai in un confronto un'auto benzina rispetto a un'auto diesel. Qui passo e chiudo, aspetto le vostre reazioni, se il video vi è piaciuto lasciate un like o iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!